Cenerentola e la Fata Malvagia C'era una volta, in un paese molto lontano, una meravigliosa principessa di nome Cenerentola. Cenerentola era sposata con lo straordinario principe Leo. Vivevano felici nel loro castello e stavano molto bene insieme. Ma nella vecchia casa di Cenerentola la sua matrigna, Lady Puffy e le due figlie di quest'ultima erano furibonde e invidiose. Ah! Eh, se vivessi in quel castello potrei andare alle più belle feste da ballo! Oh, e io ordinerei ogni sera i cibi più deliziosi e me li farei preparare su una meravigliosa tavola imbandita! Persino il loro gatto Papù sognava una vita ricca e agiata al castello. Lady Puffy era talmente arrabbiata che per sfogarsi prese le cose di cenerentola e le scaraventò fuori dalla finestra una a una. Oh, queste cose non servono più! Sono tutte... Te inutili! Improvvisamente Lady Puffy notò una scatola che era rimasta nell'angolo della stanza. Con grande curiosità la aprì e vide che dentro c'era un vecchio orologio da taschino. Allora prese l'orologio e andò subito in salotto per farlo vedere alle due figlie che, incuriosite come lei, le dissero di premere il pulsante sul lato per aprirlo e vedere cosa nascondeva dentro. Sembrava un semplice orologio con uno specchio all'interno, ma le lancette cominciarono a muoversi all'indietro. All'improvviso, dall'orologio uscì una luce intensa che illuminò la stanza intera. Con grande sorpresa, le tre donne videro apparire di lì a poco una fata cattiva. <ride> finalmente sono tornata nel mondo reale <ride> tu, che, tu, chi, chi, chi sei? io sono la fata del tempo passato, il mio nome è Kyrebel Kyrebel era stata cacciata dal mondo delle fate perché aveva un cuore malvagio e crudele disse a Lady Puffy e alle sue due figlie chi di voi tre mi ha salvato? Ha diritto di esprimere un desiderio? Quello che vuole. <ride> io, io, sono stata io. No, sono stata io, io. La fata del male Cairebel scelse Lady Puffy, la quale senza esitazioni espresse il suo desiderio. Io voglio che il tempo torni indietro fino alla sera del ballo e che il principe Leo scelga una delle mie due magnifiche figliole. Eh, La fata malvagia agitò la sua bacchetta magica sull'orologio da taschino e fece tornare indietro tutti gli orologi del paese. Cenerentola si ritrovò improvvisamente nella condizione in cui era la sera in cui si sposò con il principe. Il tempo continuò ad arretrare e si ritrovò nella grande struttura che ospitava la scarpetta di cristallo, poi al momento in cui ci entrò furtivamente. Ma il tempo andò ancora più indietro, a quando Lady Paffi e le due figlie la chiusero a casa e tornarono al castello per provare la scarpetta. Poi al momento in cui il principe Leo trovò la scarpetta di Cenerentola sulle scale del castello e di nuovo a quando l'orologio segnò la mezzanotte. Ancora una volta ci fu lo splendido ballo. Quindi, a quando Cenerentola si diresse al castello sulla sua splendida carrozza ricavata da una zucca. Il tempo continuava ad andare indietro. Fino a quando Cenerentola... Si ritrovò seduta sotto l'albero di nocciole con Ceddar e mozzarella. E di nuovo la fata Liabel tornò da lei. Cara Cenerentola, sono venuta ad aiutarti. Liabel, che cosa succede? Il principe Leo non mi riconosce più! Deve essere opera di mia sorella Cairebelle. Liabel raccontò di una misteriosa scatola nel mondo delle fate. Era rigorosamente proibito aprire quella scatola, ma Cairebel l'aveva aperta lo stesso. No! Quindi Cairebel era stata punita e rinchiusa dentro quell'orologio da taschino. Dopo tutto quel tempo, era stata liberata e tirata fuori dalla sua prigione da Lady Paffi e le sue due figlie. La fata mostrò a Cenerentola che Cairebel era insieme a loro. Lady Puffy ha chiesto a Cairebel di esaudire un terribile desiderio. Per impedire che ciò avvenga dobbiamo rinchiuderla di nuovo nell'orologio. Va bene, ma come facciamo? Liabel, Cenerentola e i suoi piccoli amici escogitarono un piano. Il tempo tornò indietro di qualche altro giorno. Il messaggero del re annunciò di nuovo il ballo. Ma questa volta Cassandra e Isabella non dissero a Cenerentola del gran ballo e si prepararono da sole e in segreto gli abiti per la festa. Il giorno seguente, per impedire a Cenerentola di andare al ballo, Lady Paffi la rinchiuse in soffitta e se ne andò con le sue figlie. Senza dire nulla. Prima che entrassero nella sala da ballo, Cairebel apparve accanto a loro, agitò la sua bacchetta magica e lanciò un incantesimo d'amore su Cassandra. Non appena Cassandra fu nel salone, la fanciulla riuscì a catturare l'attenzione del principe Leo grazie a quell'incantesimo. Il principe si diresse verso di lei e le chiese di ballare. Sì. Intanto Cenerentola e i suoi piccoli amici erano ancora rinchiusi in soffitta in attesa della Fata Buona. La Colombella Bianca si appoggiò alla finestrella di Cenerentola portando il vecchio orologio da tasca in cui Cairebel era stata rinchiusa fino ad allora. Poco dopo apparve di fronte a lei la Buona Fata Liabel. Dobbiamo andare subito sotto l'albero di nocciole. La fata agitò la bacchetta magica una volta e all'improvviso Cenerentola e i suoi amici si ritrovarono di nuovo sotto l'albero di nocciole. Ma dietro la pianta li sorprese la fata malvagia Cairebel. <ride> Il tuo piano fallirà, Cenerentola non ce la farà mai ed ora tocca a te essere intrappolata nell'orologio, Liabel. La fata malvagia lanciò i suoi incantesimi su Liabel con tutti i suoi poteri cattivi e Liabel reagì con la sua bacchetta magica. Spaventati dalla terribile battaglia, i topolini e la colombella si nascosero dietro a Cenerentola. La bacchetta magica di Liabel diventava sempre più forte, fino a quando la fata malvagia fu sconfitta e cadde a terra. Cenerentola, l'orologio, aprilo, fai presto! No, per favore, non voglio essere rinchiusa di nuovo là dentro! Cenerentola aprì rapidamente l'orologio che aveva in mano. La malvagia Cairebel scomparve lentamente e tornò di nuovo nello specchietto. Tutti gli orologi del paese ripresero a funzionare correttamente, ma naturalmente... La storia non finisce qui. Il ballo! Sono in ritardo per il ballo, Liabel. La buona fata, con un tocco magico, ridonò a Cenerentola il suo vestito meraviglioso e le famose scarpette di cristallo. Pochi istanti dopo, con un altro tocco di magia, fece diventare la Colombella enorme. Quindi Cenerentola le si sedette sul dorso insieme ai suoi due amici e senza perdere nemmeno un istante volarono al castello. Ma quando arrivarono, Cenerentola vide il principe ballare con Cassandra. Mozzarella e Ceddar corsero dal principe e cercarono di risvegliarlo dall'incantesimo. Ehi! È arrivata la fanciulla più bella di tutte! La ragazza più bella. Lasciaci ballare in pace! Psst, guarda, ti sta aspettando. Corri da lei! Appena il principe vide Cenerentola, si innamorò di nuovo di lei. La magia dell'amore vero. Aveva distrutto l'incantesimo della fata malvagia Cenerentola e il Principe Leo cominciarono a ballare. Io credo di conoscerti, il tuo splendido volto non mi è affatto nuovo. Cenerentola danzava felice insieme al suo principe. Anche Mozzarella e Cedar ballavano. Finalmente tutto era tornato al suo posto. Cenerentola e il principe Leo. Di lì a pochi giorni si risposarono. I loro cuori innamorati si erano incontrati di nuovo. Mentre Lady Puffy e le sue due figlie arroganti impazzivano di invidia. No, oh, non ce l'abbiamo fatta neanche questa volta! Non è possibile!